Non lui. Chi? Ma il capo tecnico della Ferrari, Oriana. Oriana Ferrari! Campioni mondiali 2002! Viva la Ferrari! Un ospite. Rosso Ferrari. Rosso Ferrari. Guarda Rosso. È un'emozione qua. Una roba. Ci sono dei tecnici Ferrari in sopra. Un ospite. Non a lei, ma alla Ferrari. Alla Ferrari, ma si capisce. Lei è un paracone, insomma, si becca l'applauso. Caro Claudio Brasio, cara Michelle Stuzzichier. Non dica così. Questa è l'ultima puntata e vi voglio vicini tutti e due. No. Vicini. Perché eravamo proprio tutti lì a Maranello. Sì. Dentro la galleria del vento, che con apparecchiature scientifiche sofisticatissime... Controllate la carburazione della nuova Ferrari. Ci stava asciugando le verdure per il bragiato. Non si capisce. Vedi che ne sa di motori lei, vedi come visto che sa qualcosa di sport. No, eravamo ribrasato. Asciugando le verdure, ma che cavolo vuol dire? No, è che devo fare una cosa, io vi sfrutto perché voi siete due testimoni ad eccezione, perché domani a Maranello si fa una grande inaugurazione. E quindi sfrutto lei, caro Brosi, anche lei, signorina Stuzzi, che tenga qua, perché domani noi a Maranello inauguriamo ufficialmente. Aia, succede! Inauguriamo ufficialmente. Ma si è rimasto il dito dentro. Se l'ha negata la sua. Si è rimasto il dito. Se l'ha negata un dito questa. Dica la verità. Come madrina Michelle Stuzzichier andiamo a inaugurare ufficialmente il museo degli scherzi di Schumacher. Un applauso per il museo degli scherzi. Che ha sede a Maranello. È un museo spettacolare. Appena lei entra in questo museo, sulla destra abbiamo gli scherzi sportivi, perché so che fa tutti gli sport, lui gioca a carte, gioca a tennis, va a sciare, qualche volta guida. Qualche volta allora, guida, questo è vero. Allora, quando lui va a sciare, va sempre su che c'ha la villa Semaris. Allora cosa abbiamo fatto quella volta là? Siamo andati di nascosto a Semaris e siamo andati lì dove c'è lo ski lift. Abbiamo tolto il motore dello ski lift e abbiamo messo sul motore della Ferrari e fa trino vignavi. Scherzo. Poi lui alla mattina si è svegliato, ha voluto fare lo sborone e ha detto vado io per primo se lo scalifo. E noi si diceva stiamo aspettando. Lui si è messo qui il birocino e ha detto lo accendo io lo scalifo. Lui è rimasto lì, Maroni li ha trovati due valli dopo. È partito. Uno scherzo in mano, vogliamo dire. Simpatico. Uno spettacolo. Buon umore non manca, vero? Mi fa piacere. Vabbè. Perché, non so, signora Stuzzichier, se lei ha mai visto proprio Schumacher quando è lì alla partenza che è seduto, che aspetta di partire. Certo. Che c'ha quelle cose rosse qua. Le cinture. No, sono i maroni che tieni qui. Rosso. Non può più tenerli nell'abitacolo, perché scivola, va sotto i pedali, se li schiaccia. Poi diventa gonfio e non esce più il casco. Ma per favore. Metti che fa una curva, gli esce un marone, va su un paletto, gira la macchina. Prende un dosso, gli esce il marone, ma nella ruota, fa come la cartolina. Dei raggi, con i bambini. Così, che raggi, qui spettacolo. Che legge la vedi? Con la molletta, la roba sporca, il caro umore. Sono un po' come Schumacher anch'io. Si capisce. Questo lo troviamo nel museo dello scherzo. Nel museo solo scherzo. Questo troviamo. No, c'è anche quello scherzo famosissimo, perché Schumacher quando viene a fare le gare c'è sempre lì un tir che fa da palestra, no? Ah, sì. Allora ci fa due maroni anche noi meccanici, perché dice anche voi meccanico dovete fare esercizio fisico, perché quanto mondiale dovete essere. Mensana in corpore sana. Ti sistemo io. Sono entrato di nascosto, sono andato lì dove c'è il tapirolan. Ho tolto il motorino del tapirolan e ho messo sul motore della Ferrari. Fattini vediamo! Poi lui la mattina, come al solito, ha voluto fare lo sborone e ha detto vado io per primo sul tapirolallo, lo accendo io il motorino. L'ha ritrovato che correva in autostrada in Germania mentre sorpassava una Mercedes. Uno spettacolo, guarda, uno spettacolo. Ma è da visitare questo museo. Museo, no? È da visitare. Portaci tabacchini. Tabacchini, voglio vedere anch'io uno scherzo. Ma perché ci siamo accorti che era lui? Perché è arrivata a casa la foto dell'autovelox tedesco dove si vedeva la lui che correva così con i maroni che volavano lì. Da questo viva la Ferrari! Grazie, viva la Ferrari! Viva la Ferrari! Oriana un bacio alla Stuzzichier! Salutiamo i tecnici Ferrari! Dove sono? Vai, andiamo, ciao! Ciao amici!